Namaste, benvenuto in questa pratica in cui andiamo a lavorare e ci concentriamo in particolare su forza e flessibilità. Interrompo un momento questo video per parlarti di Yoga Academy, la mia scuola di yoga online che ho fondato nel 2018 ed è pensata unicamente per il web. Quindi Yoga Academy esiste ormai da diversi anni e conta una community di migliaia di persone appassionate allo yoga e al benessere in generale. Che cosa puoi trovare all'interno della scuola? Quello che voglio dire innanzitutto è che è davvero una scuola adatta a tutti, sia a chi non ha mai fatto yoga, sia a chi ha già esperienza con la pratica dello yoga. All'interno puoi trovare centinaia di lezioni e tanti corsi diversi con insegnanti diversi tra i migliori in Italia. E potrai praticare e scegliere in base al tempo a disposizione, in base al tuo livello, in base alle tue preferenze, alle tue esigenze, ma comunque ti permette di praticare come, dove e quando vuoi. In Yoga Academy trovi un percorso, a differenza dei tanti video sparsi qui su YouTube, ti sentirai accompagnato, accompagnata, presa per mano in quello che è un bellissimo viaggio che puoi fare attraverso e grazie alla pratica dello yoga. Sono davvero tanti i benefici che puoi ottenere da questa meravigliosa pratica e spero che avrai voglia di fare questo viaggio insieme a me e insieme agli altri insegnanti di Yoga Academy. Per avere più informazioni sulla scuola troverai il link qui sotto in descrizione. Inizia a Tadasana, nella montagna, braccio lungo il corpo, palmi avanti, la schiena dritta, chiudi gli occhi. Inizia a trovare e osservare il respiro. Ujjayi Pranayama, lungo, profondo e rilassato. Iniziamo saluto al sole A, inspira palmi uniti sopra la testa, espira, scendi avanti, Uttanasana, palmi a terra, se hai bisogno piega le ginocchia, inspira, stendi la colonna, guarda avanti, Ardha Uttanasana, espira, prima un piede poi l'altro, plank. Teniamo plank, tre respiri profondi, attiva i glutei, le spalle forti e le mani sotto le spalle. E inspira, espira, ginocchia a terra, chaturanga, cobra, inspira, e cane a testa in giù. Tre respiri profondi. Se hai bisogno, piega le ginocchia, avvicina il petto alle ginocchia e provi lentamente a portare i talloni a terra. E piega le ginocchia, guarda le mani, torna prima un piede poi l'altro, inspira, stendi, Ardha Uttanasana, espira, Uttanasana, e sali, testa, petto, schiena dritta, inspira, palmi uniti sopra la testa, espira, braccia lungo il corpo. Di nuovo, inspira, sali, allungati, espira, scendi avanti, Uttanasana, inspira, stendi, Ardha Uttanasana. Espira, prima un piede poi l'altro o con un salto, plank, chaturanga. Questa volta sali, cane a testa in su, inspira, punta i piedi, cane a testa in giù, espira. Tre respiri, rimani. E piega le ginocchia, guarda le mani, torna prima un piede poi l'altro o un salto avanti, estendi, inspira, espira e sali, inspira palmi uniti, espira, scendi al cuore. Un respiro profondo per radicarti, rimani palmi uniti, piega le ginocchia, ti siedi indietro, Utkatasana, allunga le braccia verso l'alto. Inspira, espira, palmi a terra, Uttanasana, inspira, stendi, Ardha Uttanasana, espira, plank, chaturanga, cane a testa in su, punta i piedi, cane a testa in giù,
Ora apri il piede sinistro lateralmente, piede destro, un grande passo avanti, sali guerriero 1, palmi uniti sopra la testa, guardi le mani e spingi avanti il fianco sinistro, inspira, espira, mani a terra, plank chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù. Apri il piede destro lateralmente, un grande passo avanti, piede sinistro, guerriero 1, palmi uniti sopra la testa, guarda le mani, inspira, espira, plank, chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù, rimani, 3 respiri. Piega le ginocchia, guarda le mani, torna prima un piede poi l'altro o con un salto. Stendi, inspira, Ardha Uttanasana. Espira, palmi a terra, Uttanasana. Piega le ginocchia. Inspira, palmi uniti, Utkatasana. Espira, stendi, palmi uniti al cuore, Tadasana. Rimani, un respiro profondo. Sale il ginocchio destro. Inspira, e un grande passo indietro, espira, lunge crescente, allunga le braccia verso l'alto. Inspira, espira, poggia il ginocchio a terra, Anjaneyasana. Inspira, espira, sali, lunge crescente, e di nuovo, ginocchio a terra. E sali, inspira, espira. E inspira. Espira, sali, inspira, vieni avanti con il busto e torna ginocchio destro verso l'alto, incroci la gamba destra sopra la sinistra e ti siedi, braccio destro sotto il sinistro, vieni nell'aquila, piede destro a terra o abbraccia la caviglia sinistra, siediti, schiaccia le cosce tra loro, inspira, espira. Mantieni, ancora una volta, inspira, espira, rimani qui, braccia nell'aquila, vieni guerriero 3. Gamba destra indietro, vuoi formare una T sul pavimento. Inspira, espira, piega il ginocchio sinistro, il ginocchio destro tocca il ginocchio sinistro, estendi, inspira, e piega, espira. Ancora una volta, inspira e piega, espira, il gluteo lavora, ancora una volta stendi, inspira e un grande passo indietro, guerriero 1. Quindi il piede dietro è aperto lateralmente, non come guerriero 2, molto meno, spinge avanti il fianco destro, allunga le braccia verso l'alto, inspira, apri il petto, espira, stendi la gamba sinistra, e vieni avanti con il petto, le braccia vanno indietro, piega il ginocchio, inspira, espira, stendi, come per andare nella piramide, braccia indietro, inspira, espira, e inspira, espira, inspira, espira, inspira, guerriero 1, espira, si apre il piede dietro e ora scendi guerriero 2, guerriero inverso, inspira e angolo laterale, poggi il gomito sinistro sul ginocchio sinistro o mano sinistra a terra, allunga il braccio destro oltre la testa, guarda la mano oltre la testa, apri il petto, respira. E torna, mani sotto le spalle, lunge, tieni il bacino alto, quindi spingi il coccige verso l'alto, sale il braccio sinistro, twist, mento alla spalla, guarda la mano, inspira, espira, torna. Ginocchio destro a terra,
Stendi la gamba sinistra. Runner's lunge. Se vuoi, punti il piede destro, altrimenti rilassi. La schiena è dritta qui. Apri il petto. Se riesci, cammini avanti con le mani. Se vuoi, mani sui blocchi. E respira. Ok, poggia il piede sinistro, mani a terra, sale la gamba destra, mezzaluna, Ardha Chandrasana, apri il fianco destro, piede destro attivo, se vuoi mani a terra, opzione 2, mano destra a fianco destro, opzione 3, stendi il braccio destro, apriti lateralmente, respira. Spingi il petto avanti, apri bene i fianchi, allungati, inspira, espira. Poggia la mano destra e ti siedi, gamba destra dietro la gamba sinistra, ti siedi a terra, twist. Sali il braccio destro, il gomito supera il ginocchio e rimani. Guarda oltre la spalla sinistra. Torna mani avanti e torna mezzaluna, Ardha Chandrasana. Afferra, piega il ginocchio e provi ad andare a afferrare la caviglia destra. Se non arrivi puoi rimanere mezzaluna o rimanere qui con il ginocchio piegato. Afferri la caviglia e ti apri lateralmente, spingi avanti il bacino, apri il petto. Ti può aiutare un blocco sotto la mano. Inspira, espira, piede destro a terra. Afferra i gomiti, rimani Uttanasana, dondolati da un lato all'altro, rilassa la testa, rilassa il collo, respira. Stendi la colonna, inspira, Ardha Uttanasana. Espira, rilassa e sali, inspira palmi uniti, espira scendi al cuore, rimani Tadasana qualche respiro, permetti al corpo di radicarsi e al respiro di radicarsi nel corpo. Sale il ginocchio sinistro, inspira, espira un grande passo indietro, lunge crescente, allunga le braccia verso l'alto, apri il petto, inspira, espira, ginocchio a terra, inspira, sali, stendi la gamba dietro, espira, poggia, e sali, inspira, espira. E sali, inspira, espira. Ancora una volta sali, rimani. Prova a rimanere e spingere come se volessi andare col tallone sinistro a toccare il pavimento, quindi cercare di allungare più che puoi la gamba sinistra. E da questa posizione fai forza sulla gamba avanti, che diventa la gamba d'appoggio, per tornare da dove sei partito, quindi sale il ginocchio sinistro. Ora incroci il braccio sinistro sotto il destro, nell'aquila, se è troppo puoi provare a afferrare le spalle. Ok, ti siedi, schiaccia le cosce, piede sinistro a terra oppure opzione 2, abbraccia la caviglia destra. Siediti bene, inspira, apri il petto, sali, espira, andiamo, guerriero 3. Scendi col busto avanti, stendi la gamba dietro, inspira, espira, piega il ginocchio destro, il ginocchio sinistro tocca da dietro il ginocchio destro, stendi la gamba destra, stendi la gamba sinistra, guerriero 3. Inspira, piega, espira.
Stendi, inspira, piega, espira. Estendi, inspira, poggia il piede dietro, aperto lateralmente. Guerriero 1, ci siamo già stati. Inspira, espira, stendi la gamba avanti e avanti col busto, braccio indietro. Piega il ginocchio destro, inspira, allungati, spingi avanti il fianco sinistro. Espira. E piega, inspira. Espira. Il piede dietro si apre lateralmente. Guerriero 2. Spingi avanti il bacino. Spingi il ginocchio destro per aprirlo lateralmente. Piega bene la gamba avanti. Guerriero inverso. Inspira. Ti allunghi indietro. Angolo laterale. Poggi il gomito o mano destra a terra. Espira. Guarda la mano oltre la testa. Apri il petto. Sale verso l'alto. Spingi avanti il bacino. Inspira. Espira, mani a terra, lunge, alto, quindi spingi il coccige verso l'alto, apri il petto, mano sinistra a terra, sale il braccio destro, inspira, espira, torna, ginocchio a terra, stendi la gamba destra, piede attivo, la schiena è dritta, se vuoi mani sui blocchi, mantenendo petto aperto e schiena dritta, lungo e profondo il respiro, cammina avanti con le mani. Torna e vieni nella mezzaluna, sale la gamba sinistra, apriti lateralmente, mani a terra, opzione 2, mano a sinistra, fianco sinistro, opzione 3, stendi il braccio sinistro, apri bene il fianco, piede sinistro attivo, inspira, espira, appoggia la mano, poggi la gamba sinistra dietro la gamba destra e ti siedi. Mano destra dietro, sale il braccio sinistro, inspira, espira, twisti, il gomito sinistro supera il ginocchio, ruota la testa guarda oltre la spalla destra. Respira. Torna. Mani a terra, torna mezzaluna nella tua opzione, oppure se vuoi afferri la caviglia, apri, spingi il petto avanti, spingi il bacino avanti, inspira, espira, un grande passo indietro, vieni al centro del materassino, piedi paralleli, stendi, guarda avanti, inspira, espira, poggia le mani e poggia la testa se arriva, se hai bisogno apri, quanto più hai bisogno i piedi e rimani qui, mantieni l'inversione, inspira, allungati, apri il piede destro, quindi punta del piede destro verso l'esterno, piega il ginocchio, vieni Skandasana, mani a terra o palmi uniti davanti al cuore. Piede sinistro attivo, spingi con il braccio destro e apri lateralmente il ginocchio destro. Schiena dritta, petto aperto, inspira, espira, cambio. Vieni all'altro lato, palmi uniti davanti al cuore. Inspira. Espira, se vuoi, senza mani a terra, torna, Skandasana, piega il ginocchio destro, inspira, espira, cambio, e inspira, espira, torna, lunge, mani a terra, plank, chaturanga, cane a testa in su, cane a testa in giù. Torna plank e mantieni, spalle sopra le mani, tre respiri profondi. Chaturanga. Inspira, cane a testa in su, espira, cane a testa in giù.
Cammina con i piedi un pochino avanti, piedi uniti, ti siedi sui talloni. Ora, il braccio destro supera il ginocchio sinistro. Poggi la mano destra a terra e vai poi con la spalla destra sopra la mano destra. Poggi la mano sinistra a terra e vai con la spalla sinistra sopra la mano sinistra. Quindi proviamo ad andare in equilibrio sul braccio destro. Puoi rimanere qui, piedi a terra, o puoi provare a esplorare. Stringi i gomiti tra loro, provi a venire nel corvo laterale. Puoi rimanere ginocchia piegate. Torna al centro, cambio. Quindi il braccio sinistro supera il ginocchio destro. Abbiamo la spalla destra sopra la mano destra, poggia la mano sinistra. I gomiti ti verrà da aprirli verso l'esterno, invece per l'equilibrio ti aiuta a fare questo movimento. Quindi tornare con i gomiti verso l'interno. Puoi rimanere qui, puoi provare a salire solo con una gamba o puoi provare a esplorare e salire con entrambe. E torna. Ok, da questa posizione lentamente vieni schiena a terra, ginocchia al petto, puoi dondolarti da un lato all'altro per massaggiare la colonna o rimanere immobile e prendere dei respiri profondi. Dai tempo al corpo di recuperare, al cuore di rallentare dopo queste sequenze dinamiche e più avanzate. Ma sempre respirazione Ujjayi, non perdere respiro. Prendi le ginocchia da sotto, ginocchia al petto, inspira, quando espiri ti dai lo slancio per srotolare e salire senza però toccare coi piedi a terra, inspira, espira, srotola indietro, quindi roll up, roll down, l'addome attivo, continua a salire e scendere, sali, inspira, espira, srotola indietro e sali, rimani. Ora, sempre senza toccare coi piedi a terra, inizi a stendere le gambe, stendere le braccia, quindi Navasana, se hai bisogno ginocchia piegate, il petto si apre, la schiena dritta, rimani, respira, mantieni, allunga le braccia indietro, inspira, espira, scendi nella barca, ancora, gambe su, braccia indietro, inspira, espira, torna, abbraccia le ginocchia, poggia la testa. Prendi un respiro profondo. Braccio oltre la testa, stendi le gambe, inspira, espira. Zona lombare attaccata al pavimento, scendi lentamente, senza staccare sempre questa zona, non passa la mano, torna, inspira, espira. E inspira, espira, ginocchia al petto, recupera, lungo e profondo respiro. Ok, ora andiamo nel happy baby a metà, quindi rilassi la gamba sinistra, terra, afferri il piede destro dall'esterno, braccio sinistro rilassato e ora spingi con il ginocchio destro verso il basso. Ok, rilassa la gamba destra a terra. Happy baby, a metà afferri il piede sinistro dall'esterno, apri lateralmente, spingi il ginocchio verso il basso, rilassi il braccio destro e resisti alla tentazione dell'anca destra di salire e seguire
la parte sinistra del corpo. Quindi la mano destra puoi poggiarla sull'anca destra. E happy baby completo. Afferri il piede destro dall'esterno. Apri le gambe, spingi le ginocchia verso il basso, rilassa le spalle. Può essere statico oppure puoi giocare un po' con l'equilibrio e dondolarti da un lato all'altro. Ok, rimani happy baby oppure provi a afferrare gli alveci e proseguire nella stessa posizione ma gambe tese. Quindi lavori di apertura dei fianchi, anche qui statico o puoi dondolarti. Ok, di nuovo afferri il ginocchio per salire, gamba sinistra a terra, piede destro interno coscia, allunga le braccia verso l'alto, inspira e scendi avanti, flessione, afferri il piede oppure se hai bisogno pieghi il ginocchio. Ogni espirazione poi provi a stendere e provare a appoggiare tutta la gamba sinistra a terra. Rimani. E torna, cambio, stendi la gamba destra, piede sinistro interno, coscia destro, sali, inspira, espira, flessione in avanti, rimani. Torna, piante dei piedi uniti, Padmasana. Ok, puoi decidere quanto avvicinare i talloni, più li avvicini, più entri in profondità nella posizione. Puoi tenere i piedi incrociando le mani oppure mani dietro il bacino. L'importante è che la colonna si allunga e che il petto è aperto. Spingi le ginocchia verso il basso. Lungo e profondo respiro. E l'ultima posizione, stendi la gamba destra, aperta lateralmente. La gamba sinistra, se hai bisogno un blocco sotto i glutei, può aiutare. Mani sulle ginocchia o di nuovo mani dietro il bacino. I piedi sono attivi. Se questo è il tuo limite, ti fermi, stai col respiro, altrimenti poggia le mani avanti. Inspira e ogni espirazione puoi aiutarti e andare più in profondità senza arrivare al dolore. Cammina avanti con le mani, inspira ogni espirazione è un'opportunità per andare più in profondità nella posizione. Lentamente, lento come quando sei entrato nella posizione, inizi a uscire dalla posizione. Gambe unite, afferri un ginocchio, ti aiuti. Se hai bisogno puoi scuotere le gambe per un istante. Per prepararti a Shavasana, stendi le gambe a terra, rilassa i piedi, rilassa le gambe. Braccia lungo il corpo, palmi verso l'alto, chiudi gli occhi. Abbandona completamente il corpo sul pavimento.
Lascia andare il respiro, lascialo fluire in modo naturale. Il respiro ti porta a uno stato sempre più rilassato. Permetti a corpo e mente di registrare e integrare le informazioni di questa pratica. Da ogni respiro entri in un rilassamento sempre più profondo. Torna al respiro, inizia a muovere le dita delle mani, dei piedi, ruota i polsi e le caviglie. Lentamente con i tuoi tempi inizi a tornare e ruota su un fianco, in posizione fetale. Con la mano a terra ti aiuti a salire e venire su Sukhasana. Palminiti davanti al cuore, ti prendi ancora un momento per stare immerso nella pratica, nelle sensazioni. E ti prendi un momento di gratitudine e ringrazi corpo e mente per averti supportato nella pratica. E inspira, sali, allungati. Espira, scendi avanti, fronte e mani. Namaste.